E qui a Rio Nero, in occasione del Festival dell'Avanti, una grande firma della stampa italiana, un politologo, nonché eurodeputato al Parlamento europeo nelle liste del Partito Socialista Italiano. Parliamo di Don Gianni Baget Bozzo. È una, potrebbe sembrare una contraddizione, essendo, vestendo l'abito talare, ma ha fatto la scelta da alcuni anni di aderire alla lista del partito di Craxi. Come si vive questa doppia veste di sacerdozio e di rappresentante di un partito? Beh, proprio in modo non doppio, evidentemente, pensando che vi sia una complicità tra le due cose. Cioè, il socialismo e il cristianesimo hanno molto in comune? Non direi che oggi si possano prendere queste entità in modo così preciso, perché sono tutte sottoposte a un grande cambiamento. Cosa vuol dire oggi essere cristiani in un problema così aperto come l'altro? Cosa voglio dire essere oggi socialisti? Oggi, proprio domenica, è in prima pagina un pezzo di Gianni Baget Bozzo intitolato "E poi venne la domanda di Pannella", nel quale spezza una lancia a favore della iniziativa di Pannella di liberalizzare la droga. In questa polemica nata con Don Muccioli, colui che gestisce il centro di tossicodipendenza di San Patrignano. Vuoi dire qualcosa in più su questo articolo bellissimo, specialmente nella fine? Ma questo, che Pannella pone i problemi giusti, io credo, e si dice nell'articolo che tutto il linguaggio dei diritti civili, che è diventato poi un patrimonio comune della sinistra italiana, non solo di essa, è stato in gran parte opera sua, e che quindi i suoi interventi vanno visti come quelli che hanno alle spalle questo passato. E quanto alla droga, quello che dobbiamo constatare è il fallimento della politica repressiva, perché nelle nostre città e anche nei paesi piccoli la droga è praticamente a disposizione di chi la vuole. Dietro a essa c'è il mondo del crimine, c'è il rischio di morte per la droga tagliata, c'è il luogo delle carceri diventato un mezzo appunto di nuova criminalità, l'ospedale è diventato un luogo impossibile. C'è quindi una situazione di fallimento di una politica, e c'è infine soprattutto il malaffare diventato una potenza maggiore dello Stato. La criminalità mondiale non avrebbe la forza che ha senza la droga. Si è sottolineato anche il nesso tra droga e armi, cioè i mercati più criminosi sono l'uno legato all'altro, e se ci sono potenze internazionali oggi sono quelle società che possono unire l'una e l'altra cosa assieme. Se guardiamo la geografia della droga vediamo che molto spesso è per la geografia delle armi. Ebbene, a questo punto io credo che bisogna tenere conto del fatto fondamentale che la droga nasce da un problema della nostra cultura, non è un'anomalia e non è nemmeno un male assoluto, è una risposta a una condizione umana di solitudine. Per questo è diventata in qualche modo una dimensione abituale del nostro mondo, ed è anche accaduto così che coloro che lo fanno abbiano imparato a farlo in un modo non così drammatico e radicale come accadeva quando la droga fu una scoperta. Cioè, nella misura in cui la droga viene vista come una situazione anomala, essa diventa immediatamente, anche negli occhi di chi la fa, un gesto anomalo. Altri popoli hanno conosciuto questo uso e l'hanno coniugato con una vita abituale. Io credo che se per noi fosse possibile trovare un sistema di gestione pubblica della droga sarebbe meglio, perché distruggeremmo alla radice proprio quelle che sono le multinazionali del crimine, in molti sensi. Mi rendo conto che è difficile, perché queste multinazionali sono una potenza economica, anche una potenza d'opinione, e quindi porteranno sempre innanzi all'opinione pubblica questo fantasma. Liberalizzare la droga vuol dire semplicemente riconoscerla come legittima e quindi affermare che la fuga dalla realtà è sostanzialmente una risposta. In queste associazioni di criminali, criminali della droga, non è escluso che ci siano pure apparati, alti apparati delle istituzioni pubbliche, dello Stato? Beh, i suoi segreti naturalmente, questi sono sempre colpevoli, ma questo non vorrei dirlo. È certo che, non posso dire la medesima cosa, ma è certo che questi multinazionali del crimine hanno mezzi di influenza, di controllo noto e ignoto della pubblica opinione, dei pubblici poteri e infine della realtà apparente. È ben noto come le varie mafie abbiano tutte un volto legale e un'economia normale, quindi anche una politica normale. L'infiltrazione della politica è del resto una prassi del crimine nota in Italia e in America.
Tornando per esempio ai centri di tossico, per il recupero di tossicodipendenti come San Patrignano, Don Luigi Ciotti, che è il leader del gruppo Abile di Torino, non era del tutto contrario alla proposta di Pannella. Lei qualche tempo fa diceva che comunque il recupero di Don Muccioli non era poi il peggiore, era comunque il male minore che potesse fare alla tossicodipendenza. Sì, in quella intervista che lei cita, io dicevo che alla fin fine Muccioli è meglio che le carceri all'ospedale, visto che anche se si può non consentire quei metodi un po' aggressivi che Muccioli usava, beh, quelli dello Stato erano certamente peggiori, quindi Muccioli ha aiutato molte persone, quindi io credo che non si debba criminalizzare Muccioli, così nemmeno Pannella, la medesima ragione. Per un problema di carattere generale, fare un intervento particolare, sono due attività totalmente compatibili. Devo tornare un attimo all'attività di partito, politica prettamente di partito. Come si vive, come si viene accettato nelle varie sezioni? Lei parlava di propaganda permanente tempo fa, quindi di girare tutte le sezioni, la periferia, l'Italia, magari il sud. Come si vive, come si viene accettato con l'abito talare? Come viene visto un prete che fa questa attività e che magari non dice messa in quel momento? Direi bene, tra l'altro questo non è più la talare, ma normale clergyman, che io ora porto quando sono sospeso di Vinis per, diciamo così, rispetto alla sentenza del Tribunale Diocesano. Ma credo bene, perché poi c'è oggi una domanda di senso diffusa nella gente. Poi il PSI è un partito non ideologico, lo è veramente, quindi in cui la dimensione di ricerca, di coscienza è universalmente sentita. E quindi qui vive del resto una radice antica di cristianesimo popolare. Bisogna tenere conto che il socialismo è stato in Europa un fenomeno, diciamo così, di protesta religiosa, ma in nome anche del fatto religioso. Prima di diventare marxista, il movimento operaio è stato un movimento di protesta cristiana, e questa radice è sempre rimasta, credo, specie in certe zone d'Europa come il sud Italia. Molti rappresentanti, ormai è noto, storia di scandali continui, vivono e convivono all'interno del Partito Socialista. Come vive, come lei vede questa situazione? Beh, io ho sempre detto che quello che è il sistema di potere democristiano, che ha anche certe radici e comprensioni possibili, specie nel sud, è un sistema che inevitabilmente prospera al malaffare. La democrazia cristiana si è insediata, specie nel Mezzogiorno, ma non solo poi qui, mediante un ampio uso di intervento pubblico in economia, e nel contempo ha di fatto limitato il controllo diretto e indiretto sull'economia e su questo intervento. Del resto la democrazia cristiana non ha mai abbandonato il controllo del sistema bancario italiano, né al suo vertice la Banca d'Italia, né nel sistema bancario, che è così forte e potente. Quindi la vera questione morale, se possiamo dire così, è in questa potenza dell'intervento pubblico nell'economia e dell'intervento politico nel pubblico. Questo è il vero problema reale. Per il Partito Socialista, che ha mancato di quella rete protettiva che controlla il sistema bancario, è stato più facile, diciamo così, cadere in una situazione di difficoltà, tenendo conto soprattutto anche che la lotta per fare del PSI il principale imputato, la questione morale, ha avuto per alleati proprio due partiti molto diversi da questo punto di vista. La Democrazia Cristiana, che godeva dell'impunità del governo, e il PC, che godeva dell'impunità di essere l'opposizione, anche se poi evidentemente chi è l'opposizione come il PC ha molti modi di avvantaggiarsi del governo, e anche le COP hanno certamente beneficiato il sistema di sottogoverno del nostro paese. PSI quindi è, per dir così, diventato la vittima del sistema, principale imputato, mentre è il sistema che dovrebbe essere imputato. E anche se i rimedi non sono facilmente proponibili, perché diminuire il contenimento della mano pubblica in economia è difficile, legalizzarlo anche, però fondamentalmente la strada dovrebbe essere quella di una riforma delle regole del gioco, del controllo delle regole di spese del denaro pubblico, e anche di formazione dell'accesso del personale politico alla carica pubblica, quindi probabilmente la riforma della legge elettorale. Ci sono nella storia collettiva della gente alcuni simboli,
siano essi figurati, siano essi immaginari, che si tramandano a volte per secoli, per generazioni e generazioni, e che rappresentano un segno insostituibile per una comunità, una bandiera nella quale identificarsi. Per una città di antica storia come Melfi, ad esempio, il nobile castello, sede di costituzioni famose che hanno determinato la storia, o la bellissima cattedrale vescovile, sono segni di riconoscimento insopprimibili. Lo stesso vale per Venosa, città natale del sommo poeta Orazio, con il castello normanno in evidenza. Rio Nero, che è nata molto più tardi, i segni di identificazione storica sono ben pochi. Ce n'è uno in particolare che, più che rifarsi alla storia, si rifà ad un simbolismo, diremmo, domestico, comodità di natura quotidiana. E così l'orologio della costa ha rappresentato per molte generazioni un simbolo quotidiano, il rintocco puntuale, un'esigenza per bambini e per adulti, specie per coloro che tornavano dalla campagna. Posto al punto più alto della città, era visibile da tutti i punti cardinali, prima che l'orologio domestico, magari anche quello sofisticato, entrasse nelle case anche non nobiliari. Un simbolo, dunque, un'esigenza, il rintocco amico per tante generazioni. Ancora un altro monumento centrale, la famosa Fontana Grande, situata nella piazza centrale, appunto, è sparita inspiegabilmente qualche decennio fa, dando spazio a cemento sopra cemento. Cosa resta quindi di questi simboli? Oltre a quell'ammasso di cemento, oltre a quella torre fatiscente che al punto più alto del paese non conta più nulla, ormai non suona più e non bastasse, non si vede quasi per niente. Infatti gli è spuntato accanto, inspiegabilmente, un'altra colata di cemento, un palazzo inatteso, insperato, fino a qualche tempo fa. Ed ora è là, la torre dell'orologio è coperta, vive al cospetto e sottomesso dalla cultura del cemento, o dalla violenza di chi, dei simboli del passato, della tradizione di una comunità, non sa proprio che farsene. È questa l'epoca del consumo, in cui la storia di una città ricopre il modesto ruolo di effimero. Conta forse per i seminari di studi, per le tesi di laurea un po' ambite. E poi nulla più.